Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Ah, chi sono io? Chi sono? Io sono Giuseppe Makeup Artist e vivo ad Amsterdam. E bello, questo rossetto un po' vomitino, grazie Alessia, adoro. Allora, oggi parleremo di prodotti finiti, promossi, bocciati, avariati, bla bla bla, diciamo così. Perché devo svuotare questa simpatica scatolina. Allora, il primo prodotto che andiamo a... Cominciamo da quelli più voluminosi, eh? Allora, che andiamo a iettare è questo fantastico set di ciglia finte che mi sembravano con annesso coso di plastica. Mamma mia, che plasticaccia sto coso. E... magnetiche, mi sembrava un'ottima idea all'epoca, infatti ne ho prese un po' su AliExpress, un po' su, non mi ricordo dove, un po' su di là, e alla fine hanno fatto tutte la stessa fine nel water. Cioè potete già vedere qui, cioè io questa per esempio l'ho tolta, no? Poi l'ho rimessa e praticamente non si attacca più, cioè il magnetismo, ha perso il magnetismo. Al di là di questo, come ho sempre detto, a me mi viene ansia, ci potevi pensare prima, sì, però pensavo di riuscire a superare questa cosa, invece no, mi viene ansia con sta roba magnetica sugli occhi che io mi devo spalmare e non lo so, non lo so. Poi capito sul bordo, oh, puzza che accor... No, non lo so, no, non ce la fo, non ce la fo, quindi addio, mi dispiace, è stato bello, ciao. Dove sta? Così. Poi... ho finito questo fantastico prodotto. Shower gel lavender che è plant based with botanical extracts essential oil. Allora, 100% bottiglia riciclabile vegan Happy Earth Shower. Allora, bello tutto l'ho preso per questo, proprio per bottiglia riciclabile, brava, ma sento sempre, anche se questa è la seconda profumazione che ho preso, cioè sento sempre sto odore di olio 31 di Eucalipton. Qualsiasi sia la fragranza, e quindi non lo riprenderò perché mi dà fastidio. Però a chi piace. Questo qui l'ho finito, il Facial Cleanser Infused with Collagene. Aiuta a restaurare e nourishare la skin. Gently hydrates. Best skin, cruelty free. Basta. Vediamo. Vediamo se c'è qualcosa di interessante negli ingredienti. Oddio, adoro. Adoro fare l'anziana, ragazzi. Il mio prossimo step sarà insultare le persone sui mezzi pubblici. Allora, che dire di questo robo? Non mi è piaciuto per niente, devo dire la verità. Non perché... Allora, a parte che è troppo, cioè... Però questo dici, giustamente compri il bottiglione, ma proprio perché sapeva di chimico. Non ho sentito questa nourishing, eccetera, eccetera. Non lo so, sentivo questa puzza di roba chimica, tipo sapone per le mani, quello degli autogrill. E quindi ho detto no, no, però... L'ho finito, sono stata bravissima e non lo ricomprerò. Però il pack molto carino. Io quando vedo questi pantoni mi innamoro e mi fregano così e mi incitrullano così. Allora, ho finito un'altra e ne ho prese altre due perché devo dire la verità, nonostante abbia le schicchere grosse così, però mi scrubba da Dio e sarà per quello. Il body scrub, questo mango sugar, questo il taste, il brutto proprio, non mi è piaciuta la profumazione, però ha fatto quello che doveva fare e lo ricomprerò. Ormai Organic Shop Scrub qua è il mio scrub del cuore, anche perché è facilmente reperibile e costa il giusto. Ah, poi vado a iettare anche questo fantastico robo, sempre per le ciglia magnetiche, perché cioè, nella pubblicità sembrava la cosa più facile del mondo. Io non sono riuscita a metterlo una volta, uno. Cioè, tu praticamente appoggiavi tipo le ciglia qua, facevi così, ma io non ci sono riuscita. E quindi ciao, cuore.
Poi, cosa andiamo a buttare, Giusy? Cosa andiamo a buttare? Andiamo a buttare, non c'entrano niente, però volevo far vedere questi orecchini, li ho presi su AliExpress, no, su Shein forse, e sono molto carini, vedete? Molto molto carini. Il problema è che, vabbè, a parte che si scuriscono, ma vabbè, questo si sapeva, vedete, si diventa più scuro, ma si piega e poi quando tu lo vai a riaggiustare, praticamente si gira e no, vabbè, sono immettibili sti cosi. E poi si spezzano, perché poi piega e ripiega, si spezzano. Ok, costano poco, plastica, cioè, insomma, non sono di metallo, sono di, non lo so di cosa sono, ma no, no, non comprerò più questo tipo di orecchini su Easy Trinasi. Poi passiamo al make-up, è ufficiale? No, c'è un altro prodotto di skincare. E poi passiamo al make-up. Mi è da sternutire. Sternutito come uno scaricatore di porto, torniamo con un bel caffettino. Questi rossetti sono transfer, ma come dire, non tantissimo, il giusto. Allora, l'ultimo prodotto di skincare che ho è il pottino, questo qua, per contorno occhi. Proprio queste ciglia finte. Polypeptide Cream di Elephant. Drunk Elephant. Allora, applicare la mattina e la sera. Io ho applicato solo la sera. Vabbè. E che dire? Allora, questo è uno di quei prodotti che tutti dicono che è bellissimo, made in USA. E tu dici, ok, sì, però non ci sono ingredienti. Vabbè, forse stavano nella scatolina. Vabbè. E niente, devo dire che carino, carino, ma non ho riscontrato un effettivo improvement dell'area, devo dire la verità. Quindi, boh, quindi, ciao, non ci rivedremo mai più. Allora, poi cosa è successo? Che mi è venuta la brillante idea, visto che avevo un po' di fondotinta, che ce n'era rimasto poco, quindi ho detto: sai che faccio? Compro qui questi qua, faccio vedere, vedete? Questi cosini qui, vabbè, in diverse misure li ho presi e li riempio, me li metto tutti qui davanti, visto che ne è rimasto poco. E lo uso, sai, quando, che ne so, non devo fare niente di particolare, sai, perché sono fondi comunque vecchi. E li uso e intanto butto il bottigliame, così faccio spazio, giusto? Giusto. E quindi quelli che sono andati via sono stati questo primer di Catrice. Questo mi piace molto, devo dire la verità, e lo uso con piacere perché effettivamente è un primer, ma luminoso, luminoso e asciutto, perché Catrice i primer luminosi li sa fare. E non sento la porzione di watermelon, qua dice watermelon, e l'ho messo, ormai me ne è rimasto poco poco, l'ho messo in questo qui, vedete, poco poco, e vado di pennello e subito faccio. E quindi ciao Catrice, ci sei piaciuto. Poi un altro primer, però questo perché è finito, è il cioè non l'ho messo nel Fix and Last di Essence, Makeup Gripping Jelly Primer, Hydrating and Refreshing. Eccolo qua. Questo primer mi è piaciuto un sacco, se non che a un certo punto, verso qua, tipo, la pompetta ha smesso di funzionare, quindi l'ho dovuto prelevare. Infatti questo poi mi sono rotta le scatole, ho detto, affanciò, qua. Tanto quello verde ho comprato, che è uguale, cioè a mio avviso è la stessa cosa, solo che è verde, perché comunque richiama quello, insomma, la hype di quello verde de Milk. Cosa fa? È un jelly primer, quindi comunque ha se questa sensazione, feeling in gel, che comunque è un po' appiccicoso, ma un po', e effettivamente ti lascia fresca e appiccicaticcia.
E fa durare di più il make-up, a mio avviso, perché comunque fa grip e lo fa in modo asciutto, quindi non crea strato, non crea, cioè si asciuga ed è bello, mi piace, ed è low cost, veramente low cost, non low cost 15 euro, 18 euro, no, è veramente low cost. Che ho finito. Ho finito. In quei bottini ci sono tre fondotinta. Quattro fondotinta. No, questo no. Allora, questo è proprio era finito. Cioè, praticamente era rimasto sto pezzetto. E io me l'ero conservato perché mi piaceva tantissimo questo fondo. Quindi, per farvi capire quanti anni c'ha, un bel po', perché era uno dei fondi del momento. E di Bourjois l'Eltimix, e io comunque lo consiglio ancora perché è un bel fondo, dura molto, è quell'idratante che però non ti fa, non ingrassa, è bello. Poi c'ha questo complesso vitaminico che tanto ci piace, no? C'è la vitamina B5, la E, la C, e quindi anche la stesura, c'è proprio un bel fondotinta. Questo però è nella fascia media, perché io qua mi sembra l'ho trovata a 18 euro, se non erro. Dice di durare 16 ore, come lo dicono in molti, ma ovviamente dipende da mille situazioni. Poi un altro fondo che ho finito, cioè che sta nel pottino, questo qui però, è questo qua di Catrice. Questo mi sa che è meglio che lo butto, però, perché questo è stato uno dei miei primi fondi low cost. E Camouflage Effect Shine Control Makeup, perché è proprio quello che lo spatoli e ti fa proprio. Somiglia, cioè, allora vi dirò che, un altro fondo che ho fatto, questa cosa è questo di Huda. Allora vi dirò che la scuola è la stessa, però, come dire, è meglio questo, perché questo qua è proprio una pomata spessa e fastidiosa. Io non lo so come si fa, però ho sempre avuto difficoltà a metterlo. Come di adesso lo mixo molto di più, perché io prima ero un po' purista, cioè prima dicevo no, io su di me voglio il fondotinta che funziona, non voglio mixarlo con niente e basta, perché invece adesso vado dei mix. E quindi in più questo puzza, c'ha cioè quella puzza di Huda che poi ci ha fatto pure il profumo, questo profumo forte, fastidioso, un po' come quelli di Deborah Pupa, quei, mamma mia, sta puzza. Brutto. E quindi questi due sono anche belli ingombranti. Poi di questi qua me ne era rimasto poco poco poco, sempre di Catrice. L'HD Liquid Radiance e il True Skin Hydrating Foundation con l'acido ialuronico. Allora, tra tutti i fondi di Catrice che io ho provato, questo è il meglio per me, perché è così sottile ma nello stesso tempo coprente, che, come dire, ti dà appunto la possibilità di creare un look che duri veramente tutto il giorno. E ovviamente messo sempre con le dovute. E che volevo dire? Basta. Poi secondo posto questo qui, buonissimo secondo me. E questi appunto sono anch'essi low cost, perché costano tipo 6 euro, 7 euro, quindi non 18, non 20. Insomma, perché poi 15 euro low cost? No, low cost, medium, e se no non c'è differenza, no? Cioè, o diciamo che quelli veramente costosi sono dai 100 euro in poi, e allora grazie. Allora, se dai 100 euro in poi anche il fondo di MAC o di Make Up For Ever costa 40 euro, diventa un medium cost, quando la gente che ha un medium stipendio dice aspetta un attimo, 40 euro, aspetta. Poi, questo non lo sopporto, io vi giuro.
diciamo la stessa, cioè questi sono quei fondotinta costosi che io non mi spiego. Ce ne sono tanti, eh. Allora, questo in realtà, come di usato per lavoro sempre, tu lo mescoli con le creme idratanti, le cose, e a posto. Ma da solo è veramente, a parte che mi evidenzia tutti i pori, anche se ci metto il primer, per non parlare delle linee, ha una capacità, effettivamente solo lui ha questa capacità. In più il pack è veramente brutto, cioè si rovina subito, qua è plasticaccia, che col tempo si scolorisce, qui dove è il vetro la stampa viene via. E per non parlare della scritta, cioè io non capisco, cioè non capisco, posso dire che non capisco, eppure cioè, anche questo è vetro ed è più vecchio di questo, cioè questo è perfetto, perfetto, questo è tutto usurato, cioè mi sfugge proprio questa, i soldi, c'è cioè, tutto nella formula l'investimento o è tutto dal chirurgo che gli fa? Che dici, dici Charlotta, che te ne fai dei soldi nostri? Perché c'è un pack meglio tra questo, la cipria, che ve la faccio rivedere perché io ogni volta che la vedo mi arrabbio, no? Questo, vedete, questo è un pack che tu dovresti riusare, fa schifo, cioè si rovina tutto. Guarda qua, si rovina tutto. E, qua si rovina. Qua, cioè, questo dovrebbe essere un oggetto. Tu paghi tanto perché c'hai l'experience, no? Tu lo tiri fuori dalla borsetta e fai, no? Fai così. Ma se io lo tiro fuori e qua è rovinato e qua è tutto rotto, e io vi giuro che, cioè, non è che li tengo, non è che ci faccio giocare il cane, voi capite? Cioè, è veramente uno scandalo e nessuno dice niente, ovviamente, perché figurate. Poi vi faccio vedere un altro prodotto di Charlotte Tilbury come è ridotto. Poi ridiamo. Sì. Comunque, questo rossetto è meraviglioso. Poi si scalda. Perde quel giallo, diciamo, un po' più bello. I like it. E poi ovviamente macchia tutta la stanza. Finito, eh? Allora, questo qua, guardate, è il pottino, 20 euro, 22, 24, roba così, e che c'ha il l'eyeshadow in crema, no? Allora, qua la scritta si è rovinata. Io l'ho finito, l'ho messo veramente spesso, quasi tutti i giorni, perché non lo sopportavo più. Perché io quando vedo, quando tu spendi tanti soldi e vedi, cioè, il pack così, a me salgono i nervi e quindi ciao, ho detto va bene, lo devo finire. Allora, all'inizio devo dire, appena aperto, era molto più long lasting sugli occhi e invece poi col tempo si vede che, non lo so, gli oli, le cose, è diventato sempre più trasparentino e più unticcio. Quindi non l'ho potuto mettere più sugli occhi perché andava subito nelle pieghe, ma l'ho messo come highlighter, lo mettevo come highlighter, diciamo in crema, diciamo. E così l'ho finito. Poi ho finito questa bellissima matita di Essence che ha il color malvino che tutti amiamo. Ce n'è rimasta veramente pochissima, ho detto senti, ciao, ma è stufato. Poi ho finito questa matita nera di Maybelline. No, di MAC, questa ve ne ho parlato, insomma, ecco, questa è un'altra matita che costa un botto di soldi e diciamo che l'ultima, cioè da qui in poi era tutta così, veniva via a pezzi e quindi l'ho cestinata. Poi un altro prodotto che vado a buttare, ma non perché sia finito, è questo di Catrice, il Better Than Fake Lips Volume Gloss. Questo mi piace tantissimo il colore, solo che è andato in mano a mia figlia e le amiche. Non vi voglio dire cosa è successo. E quindi niente, sulle labbra da quel marroncinato di salute che a me piace tanto nei gloss.
non piacciono quelli rosa, piacciono quelli più sul marrone, diciamo così, perché danno sulle mie labbra un effetto di gloss naturale. Invece quello rosa è sempre più innaturale sulle mie labbra, perché le mie labbra, non lo so, perché tendono a schiarire e a mortificare molti rossetti. Un altro prodotto che butto per lo stesso motivo del lip gloss di Catrice è questo qua, il Wonka. Io ho preso il blush ed il lip balm, adesso il lip balm non lo trovo più perché sempre mia figlia. E questo qua era, cioè lo stavo usando con piacere, devo dire, perché ha una bella profumazione, è uno di quei blush, cioè blush labbra, quei prodotti multiuso che tingono, ok? E mi stava piacendo perché è bello idratante sulle labbra e sulle guance non è male, ok? Solo che a un certo punto mi sono girata e ho trovato che ha fatto proprio così e l'ha spalmato sul mobile qui. E quindi ciao Willy Wonka, è stato bello. Io di questa tipologia di prodotti ho questo e quello di Essence e non penso che li comprerò più perché, come dire, se siamo tolti lo sfizio, come faccio a vedere, se riesco a prenderlo, riesco a prendere, se siamo tolti lo sfizio, basta. Speriamo che non ce n'ho qualche altro che mi sono scordata, non credo. Eccolo qua, questo di Essence, che questo però è black, questo diciamo c'ha. Vediamo, vediamo. Questo anche è una limited, eh? Questo qui, non so perché mi è venuta questa geniale idea che mettersi questa roba, questa patina nera. Lo devo riprovare sulla faccia perché non me lo ricordo. Però appunto è leggermente, vedete, meno, è più violaceo perché c'è questa patinetta di nero che in qualche modo stempera. Anche questo ha un buonissimo profumo. Allora, sapete perché non sono più tanto convinta? Perché io ho comprato questo blush, no? Mi è rimasto il dito tinto. Ho comprato questo blush di Girl Cult ed era quello col sole che me l'hanno mandato rotto. Oh, adesso l'intarsio del sole è sparito, è bastato veramente pucciato 2 volte ed è sparito. E che è successo? Io l'altro giorno me lo sono rimesso e mi ha lasciato la guancia come se mi avessero dato un cazzotto, cioè la parte nera era molto evidente. Nonostante qui, nonostante swatchato, comunque sembra che dà nel rosa, colò rosa, sì. Però la parte, aspetta, prendo un dito pulito, ce l'ho un dito pulito. Quindi io ho paura che questa parte, bisogna stare attenti a sta parte nera praticamente. Parte nera, vediamo qua. No, niente. Però sulla guancia mi ha dato sto, cioè la parte nera è rimasta in superficie e vedete la parte questa qua rosa è tipo quasi sparita. Io non lo so se è proprio la composizione della formulazione del blush che è così, però man mano che io lo spalmo, cioè vedete il colore quasi sparisce. Vedete, è rimasto proprio. Mo, no, cioè, ne ho messi. Aspetta, faccio una terza passata. Se per la scienza. La scienza. Questo lo potete trovare sia su AliExpress che su quel sito lookhealthy.com. No, Dogana. Ecco, terza passata. Un po' si vede. Ecco, un po', ecco, terza passata, un po' si vede. Però ecco, cioè veramente tanto naturale dopo 3 smarmellamenti. Sul dito invece resta tutto il pigmento. Oh, è strano, raga. Veramente strano. E questo, vabbè, sono stata stupida io.
come di 18 euro. Era più, cioè, perché mi piaceva un sacco il sole. Non ho pensato che usandolo il sole sarebbe sparito. Però anche il pack, guardate quanto è carino. Ed è meglio di quelli di Charlotte Tilbury. Così, per dire. Bene, allora, il video finisce qui. I prodotti nella scatola li abbiamo analizzati tutti. Nel prossimo video ci sarà video haul delle palette del periodo. Perché, come dire, non sono proprio del mese, perché alcuni pacchi mi sono arrivati, cioè li ho ordinati un mese fa e mi sono arrivati adesso, quindi non posso fare haul di aprile, haul di maggio, no. No, mi spera. Al momento, palette del periodo, e spero che dopo questa ondata di palette, che adesso vi farò il prossimo video, vedrete, non comprerò più palette. La mia è una decisione ferrea. Dovrò cominciare, cioè dovrò, voglio cominciare a usare veramente bene quelle che ho. Se vi piace questo look, fatemelo sapere che ne parliamo. E niente, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Niente, faccio prova, faccio testing. Iscrivetevi al canale e al gruppo Telegram, che ci divertiamo un sacco, va bene?